Che schifo! Che esempio! Mi sembrava lo show dei lecca lecca, proprio la sfida della lingua marrone, dei baciaculi. Mamma mia, osceni davvero. Che conferenza stampa inutile, proprio domande che sembrava che le aveva scritte Cardinale e i giornalisti dovevano leggerle. Io non so chi aveva la lingua più marrone tra Pioli e i giornalisti. Mi stava venendo la lingua marrone pure a me a furia di ascoltarli. Che domande del cazzo, proprio fatte su misura, senza senso, un giornalismo di una pochezza imbarazzante. Anche a Franco Ordine ormai gli ha messo il bavaglio, che ogni tanto anche lui qualcosa di interessante diceva. Pellegatti lasciamo perdere, domanda su Silvio Berlusconi, ma il giorno del raduno, ma che cazzo ce ne frega, ma parliamo di cose interessanti, di cose importanti, alziamo la voce, facciamoci sentire. Invece no, un po' a destra, un po' a sinistra, un po' a destra, un po' a sinistra, a leccare le chiappe della società. Come se stesse andando tutto alla perfezione, tutto bene. Però da chi partiamo con gli insulti? Da Scaroni? Scaroni che stamattina dice: stiamo lavorando per rafforzare il Milan, per un processo di crescita. Che cazzo stai dicendo? Qual è il progetto, il processo di crescita? Scaroni, l'uomo più inutile del pianeta, che al Milan serve a un cazzo. Qual è? Ma mi stai prendendo per il culo? Dove lo vedi che ci siamo indeboliti dall'anno scorso a oggi? Fino a oggi, raga, a fine mercato, io spero di fare un altro discorso. Ma oggi tu non mi devi parlare di processo di crescita, perché mi stai sul cazzo. A parte che mi stai sul cazzo comunque anche per le vicende quando eri direttore di Eni. Già avevi rovinato una società, sei venuto a Milan a mangiarti lo stipendio. Processo di crescita. L'hai vista solo tu fino a oggi, sto cazzo di processo di crescita. Poi andiamo ai giornalisti che fanno la domanda sul Franco Baresi, la domanda inutile su Zlatan Ibrahimovic, che non fotte un cazzo a nessuno della mancanza di Ibrahimovic. Sono domande scontate, sono proprio cagate di domande. È parsa a Stefano Pioli, che per lui va tutto bene, processo di crescita, il rinforzamento della rosa. E alla domanda, l'unica che aveva un senso sulla rosa, se non era meglio andare al ritiro con la rosa al 100%, o se vorrebbe la rosa almeno al 100% per la tournée americana, lui risponde: certo che vorrei la rosa al completo, al 100%, ma so che non è possibile. Intanto la lingua diventa sempre più marrone, perché il mercato è lungo, arriva il 31 agosto. No! No, porca puttana, te dovevi dire: io voglio il mercato a posto entro la tournée, perché abbiamo da rifare il centrocampo. Abbiamo venduto Tonali, che infatti lì ha detto che è stata una perdita importante, deve arrivare uno altrettanto importante. Reinders, uguale, stessa forza. Però lì dovevi dire: voglio i giocatori entro la tournée, perché dobbiamo rifare la squadra, perché dobbiamo trovare l'amalgama. Non sempre baciare il culo, devi mettere un po' di pepe. A Conte l'avrebbe fatto. Che a me non piace Conte, mi piacciono i coglioni che ha. Un grande allenatore ai coglioni non lecca il culo. Perché poi, se dovesse andare male, quello che sente le parolacce sei tu. L'esonero sei tu.
E quindi devi farti valere, cazzo. E lui no, sempre con la lingua, no marrone, stramarrone. Domande del cazzo, raga. Era inascoltabile la conferenza stampa. Poi gli chiedono di Kalulu, se gli mette confusione, se gli ha messo un po' di confusione l'anno scorso. Lui dice di sì, infatti quest'anno partirà da difensore centrale, poi comunque all'occorrenza può fare il terzino. E allora che cazzo è cambiato dall'anno scorso? Se ti sei reso conto che gli hai creato un po' di confusione mentale e vuoi fare la stessa cosa l'anno scorso, sei scemo, eh? E poi partirà da difensore centrale. È un terzino, Kalulu. È un terzino, Kalulu. Piuttosto prendiamo un difensore centrale, ma è un terzino, Kalulu, che può diventare fortissimo e prendere il posto di Calabria. Raga, Moscio, avete presente Moscio? Chi l'ha visto? La pensa come me. E Moscio, come le palle dopo una ciulata, Mi sembrava un cadavere. Un po' di grinta, un po' di cattiveria. Puntia il Milan, punta a vincere. Con quali cazzo di giocatori che devono ancora arrivare i giocatori? Punta a vincere. Fumo negli occhi anche Pioli. Ha parlato con Cardinale, a parte che non c'era né Furlani né Moncada. Dopo un mese di giugno terrificante erano lì. Non hanno parlato, non hanno cercato di far capire un po' ai tifosi com'era la situazione, a dare una spiegazione che tutti i tifosi si aspettavano. Non c'erano, perché loro non ci sono mai a parlare, non ci mettono mai la faccia, queste teste di merda. Cardinale, ha detto Pioli, ha mandato il messaggino dicendo, dandogli buon lavoro e dicendogli che sta lavorando 24 ore su 24 per creare un Milan più forte. Ciao amico. Dove? 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 Che fino ad ora l'ha indebolito? Dove 24 ore su 24 che ci vuole 80 anni per portare a casa un giocatore? Che anche il direttore sportivo della AZ Alkmaar ha detto che abbiamo rifiutato un'offerta e poi basta, la trattativa per ora è finita. Dove? Spiegamelo, 24 ore su 24 sei in America, poi sei in Formula 1. Tu sei un qua, il presidente, sei un parla di merda. Voglio i fatti il prima possibile. Altro che 24 ore su 24 per rinforzare la rosa. Dov'è la rosa rinforzata? Non la vedo neanche ancora. Ed è iniziato il ritiro. E non arriva completa manco per gli Stati Uniti. E non ci avete idee, non ci sono idee, state facendo le cose a cazzo. E Kamada bloccato, poi Kamada deve aspettare Chukwueze, poi arriva Morata, però se non arriva Morata Taremi, se però arriva Taremi extracomunitario non arriva Chukwueze. Non ci state capendo un cazzo! Scaroni, i 41.000 tifosi che hanno fatto l'abbonamento è perché amano il Milan, non questa società. Anch'io andrei a vedermi il Milan perché amo il Milan, non questa società di merda. Quindi se è stato fatto il record di abbonamenti, di tempo a fare gli abbonamenti, non è per voi, è per l'amore che hanno i tifosi nel Milan. Voi solo una cosa dovete fare, andarvene a fanculo. Sempre Forza Milan, raga, un pollice in su a Benzinero, se siete d'accordo con la mia rabbia.